Vogliamo leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, dal versetto 1, è un episodio che sicuramente conoscerete bene. Io stesso ho predicato diverse volte su questo testo, mi sono soffermato spesse volte sul problema dell'infermità di questo uomo, mi sono soffermato spesse volte sulla grazia, sulla misericordia di Dio verso questo uomo. Mi sono soffermato anche sul peccato di questo uomo, ma questa sera insieme a voi mi voglio soffermare un po' sulla condizione emotiva, morale e soprattutto spirituale di questo uomo. In effetti ho voluto dare un titolo al messaggio ed è così: non ho alcuno, non ho alcuno. E vedremo di svilupparlo. Bene, vogliamo leggere dal Vangelo di Giovanni. Posso chiedervi di alzarvi in piedi ancora una volta, in segno di rispetto alla parola. Capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 1, recita così: dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi gli domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Signora. Amen. Accomodatevi, fratelli. La prima cosa che devo dirvi, fratelli e sorelle, credo che lo sappiate già, tutti quanti lo sappiamo, ma dobbiamo ribadirlo e dobbiamo ricordarcelo, e deve essere vivo in noi: il salario del peccato è la morte. Chiunque esso sia a commettere peccato ha sempre delle conseguenze. Voglio dirvi, fratelli, che il diavolo non ha pietà. Nello stesso modo in cui Dio manifesta la sua grazia, la sua misericordia nei confronti dei peccatori, nello stesso modo il peccato, il diavolo è talmente agguerrito contro, specialmente contro i figli di Dio, ed egli non cessa la sua attività malefica fino a quando non ci porta ad essere dei derelitti. E in effetti questo uomo si trovava in questa condizione. Abbiamo detto chiaramente, la scrittura ce lo dice, che la conseguenza della sua malattia fu proprio l'origine, della sua malattia fu un peccato. Non si sa che tipo di peccato commise, ma per rimanere 38 anni infermo, al punto tale di non potersi neanche muovere, significa che egli aveva commesso un grossissimo peccato, forse contro le persone, forse contro se stesso, non si sa. Ma comunque quello che voglio dirvi, fratelli e sorelle, è che il salario del peccato è la morte, con tutte le sue conseguenze. Quindi è vero che a volte siamo soggetti
alle malattie, alle infermità, perché siamo in questo mondo. È vero anche che il Signore ogni tanto permette delle prove, delle afflizioni per aiutarci a riflettere, ma anche è vero che spesse volte, fratelli e sorelle, noi portiamo le conseguenze delle nostre scelte sbagliate. E la condizione di questo uomo era veramente triste, e non soltanto per il fatto che era malato da 38 anni, un'infermità tale che non gli permetteva di arrivare per primo dentro questa vasca per poter essere guarito. Così nella misericordia di Dio era concesso questa possibilità, che un angelo passasse ogni tanto e prima che si gettava in questa vasca veniva guarito. Dio misericordioso. Amen. Ma questo uomo, poveretto, non aveva la forza, la possibilità di arrivare per primo, perché quando vedeva che l'acqua si muoveva, qualcun altro prima di lui si gettava e lui rimaneva sempre lì a quel posto. Ma soprattutto io credo che la sua condizione, non soltanto dalla gravità della sua malattia, ma anche il tempo, 38 anni, 38 anni di malattia, di afflizione, ma soprattutto senza possibilità di speranza futura. Io non so, grazie a Dio non ho mai avuto gravi malattie, ma quando ho un po' di influenza chiedo sempre al medico: ma quando guarisco? Vogliamo subito venirne fuori. Pensate, 38 anni di malattia, sempre infermo. Ma credo che oltre a questo la sua condizione miserabile era quella di essere abbandonato. Infatti egli dice: non ho alcuno. I suoi colleghi malati lo avevano abbandonato, perché tutti quanti cercavano di buttarsi nell'acqua prima di lui. Dice la scrittura, lo capiamo, lo evinciamo dalla scrittura, che questo uomo era abbandonato anche dai suoi parenti, dai suoi amici, da tutti coloro che in qualche modo potevano aiutarlo. Questo uomo era abbandonato, era solo. La solitudine è qualcosa di tremendo. Anzi, a dire il vero, ci sono due tipi di solitudine: quella positiva, quella nella quale ogni tanto è bene che noi ci addentriamo, nella quale ogni tanto è bene che noi riflettiamo, nella quale ogni tanto il Signore ci mette, affinché nella nostra solitudine, nel nostro isolamento, e non a caso la scrittura ci consiglia di chiuderci nella nostra stanzetta e nel nostro isolamento, nella nostra solitudine, poter parlare con il nostro Signore. Ma c'è quella solitudine perniciosa, quella solitudine drammatica, quel velo di tenebre che scende nei nostri cuori, che ci fa sentire abbandonati. Io non so se qualcuno di voi, ma sicuramente sono certo, io l'ho provata la solitudine, è qualcosa di tremendo. Ci sentiamo abbandonati, non ci sentiamo più capiti, le persone più care non hanno più valore, e questo uomo si trovava proprio in queste condizioni, al punto tale che viveva così tanto, così intensamente questa condizione spirituale ed emotiva, che la prima richiesta quasi assurda di Gesù, perché sicuramente questo uomo voleva essere guarito, o meglio, noi pensiamo che voleva essere guarito, ma alla domanda, alla richiesta, all'offerta di Gesù, questo uomo, la prima cosa che dice: io non ho alcuno, non ho nessuno. E spesse volte noi siamo scoraggiati nel avanzare richieste al nostro Signore, ad alzare il nostro capo verso il Signore, perché ci sentiamo affranti, ci sentiamo abbattuti, ci sentiamo soli. Neanche tu, Signore, mi capisci. Non so se vi è mai capitato, ma spesse volte ci troviamo in questa condizione di apatia, di solitudine, dove nulla e nessuno ci capisce. Allora ci buttiamo nella droga, ci buttiamo nell'alcol, ci buttiamo nel vizio, ci buttiamo nella religione, ci buttiamo nelle buone opere, nel tentativo di, in qualche modo, di tamponare questa nostra condizione emotiva interna. Ma ciò di cui noi abbiamo bisogno è Cristo Gesù. Alleluia. Egli è l'amico fedele. Gloria al nome del Signore. Bene, fratello e sorella, se questa sera tu ti trovi in questa condizione e se i tuoi amici ti hanno abbandonato, beh, sappi che ci sono delle situazioni ormai generalizzate. Non ci sono più amici. Dice il salmista, il saggio nei Proverbi: fedeli sono le ferite di chi ama e frequenti i baci di chi odia.
A volte noi ci fidiamo degli amici, ma è vero, la scrittura dice che il vero amico si vede nella prova, nella sofferenza, ma di vero amico non ce ne sono più, di veri amici non ce ne sono più. Ma mi viene in mente un po' l'episodio di Giuda, Gesù chiama Giuda suo amico: amico, cosa sei venuto a fare? E dice la scrittura che Giuda gli diede un lungo bacio, A volte dietro i baci, dietro le carezze, dietro le lusinghe si nasconde qualche cosa di pernicioso e qualche cosa di cattivo. Fratelli, l'unico amico fedele è Cristo Gesù. Io non voglio dirvi, fratelli, che noi non dobbiamo instaurare amicizie e creare rapporti di amicizia, ma ricordiamoci sempre, fratello e sorella, che in questo momento forse sei deluso da qualche amico del quale ti fidavi, e guarda che le cose stanno proprio così, perché Gesù è l'unico amico fedele. Forse ti senti deluso dai tuoi familiari, vivi una situazione, una condizione familiare nella quale nessuno ti comprende. Forse ti sei rinchiuso in un mutismo, in un isolamento, dove in qualche modo stai cercando di far comprendere ma nessuno ti capisce, stai cercando di manifestare un po' le tue ragioni ma i tuoi familiari ti hanno tradito. Forse qualche fratello, qualche sorella, tuo padre, tua madre, i tuoi figli hanno deluso le tue aspettative. Sapete, la scrittura ci parla di Esaù. Esaù dice che dopo essere stato deluso dai suoi genitori, da Isacco, da Rebecca e da Giacobbe stesso, dice la scrittura che pur sapendo che suo padre non gradiva che sposasse una cananea, egli andò a scegliersi una cananea, proprio per dispetto. E questo dimostra che Esaù aveva astio nei confronti dei suoi familiari. Io non so se tu stai vivendo questa condizione. Preghiamo, fratelli e sorelle, affinché le nostre famiglie siano delle famiglie di luce. Amen, fratelli. Ma purtroppo oggi non c'è fedeltà. Anche nelle famiglie possono succedere queste rotture. Forse nella tua chiesa stessa o dalla tua chiesa stessa sei deluso. Oggi viviamo momenti difficili, forse anche in virtù della conoscenza, internet, forse per la troppa libertà, non lo so qual è il motivo, ma oggi mi capita di girare delle chiese, ma anche nella mia chiesa stessa vedo una chiesa a volte affranta, delusa. Abbiamo delle aspettative, ci sono membri di chiesa delusi e pastori delusi. Perché le aspettative non vengono sempre rispettate, non vengono esaudite. Non so se questo pomeriggio, questa sera, ti senti in questa condizione, non so qual è il tuo rapporto nella tua chiesa, ma fratelli e sorelle, pregate per il vostro pastore. Pregate per il vostro pastore, perché Dio sceglie uomini e li prepara, ma non sono uomini perfetti. Siamo sulla via della perfezione, o meglio, dovremmo essere sulla via della perfezione, ma siamo sempre uomini fallaci. Quindi pregate per il vostro pastore, pregate per i vostri conduttori, ma i pastori devono pregare per i membri della propria chiesa. Fratelli, noi non possiamo come pastori permetterci di criticare i membri che Dio ci ha affidati. Il nostro compito di membri, di pastori, è quello di pregare affinché la gloria di Dio si manifesti nelle nostre chiese. Sapete, fratelli, nella chiesa non c'è chi vince e chi perde. Perché il nostro nemico non è all'interno, il nemico è all'esterno. E sapete, quando noi abbiamo delle guerre intestinali, interiori, il nemico dice: bah, fate quello che volete, combattetevi, guerreggiate tra di voi, non mi fate paura, l'importante è che non lo date Dio. Fratelli, noi non dobbiamo permettere al diavolo di schernirci. Chiunque siamo, fratelli, abbiamo il compito e il dovere di pregare gli uni per gli altri. Ma se questa sera ti trovi in questa condizione, sappi che la cosa è abbastanza diffusa. Hai bisogno di Cristo Gesù. Forse Dio stesso non ha risposto alle tue aspettative. Forse da tempo stai pregando il Signore che in qualche modo risponda ai tuoi bisogni, ma Dio ritarda. Sai, ho imparato una cosa, che nel ritardo di Dio c'è una grande saggezza. A volte noi vogliamo delle risposte immediate, un sì o un no, meglio un sì che un no, è vero? Amen? È meglio un sì che un no?
però anche no in qualche modo ci soddisfa. Ma l'attesa è ansiosa, l'attesa ci lascia nel dubbio, nella perplessità, ma ci lascia anche nella riflessione. Quindi benedetta questa attesa, benedetto il ritardo del nostro Signore, perché questo ci induce e ci costringe a rivolgerci a Lui. Fratelli, non facciamo in modo che la nostra attenzione si rivolga altrove, non andiamo a cercare risorse che non sono divine. Questo è il pericolo. Delusi da Dio, cerchiamo di risposte alle nostre aspettative in modo diverso. Così Giobbe si lamentava nel momento più cruciale della sua sofferenza. Giobbe, il giusto Giobbe, l'integro Giobbe, disse: volesse pure Dio schiacciarmi, stendere la mano e tagliare il filo dei miei giorni, serve questo un conforto per me, esulterei nei dolori che egli non mi risparmia, giacché non ho rinnegato le parole del Santo. Quindi Giobbe si riteneva, così come Dio stesso aveva dichiarato al diavolo, a Satana, si riteneva giusto ed integro. Però le aspettative erano state deluse in quel momento dal Signore, ed egli espone, espande la sua sofferenza, la sua delusione. Tagliami pure il filo, uccidimi, fammi morire piuttosto, ma non lasciarmi in questa condizione. Il Signore risponde: fratello e sorella, non so se la tua condizione questa sera è tale, ma benedici il Signore perché ha qualche cosa di bello per te. Ma rifletti in questo momento. In questo momento di attesa devi scoprire la bellezza, i tesori del silenzio di Dio. Amen? I silenzi di Dio sono veramente preziosi. E forse l'origine della tua condizione di isolamento, di solitudine, di abbattimento, di depressione, forse sei tu stesso, così come questo uomo. Egli peccò e 38 anni malato. Egli cadde nell'isolamento e nella solitudine a motivo di un suo problema. Ora, forse non riesci a perdonarti. Credo che questo aspetto spirituale sia molto diffuso. Non abbiamo il coraggio di confessarlo, ma nella Chiesa ci sono credenti che vivono l'angoscia del non perdono. Non si sanno amare, non sanno amarsi. Forse esprimono amore per Dio, sono dedicati e dediti ad aiutare altri, molto impegnati nell'attività di Chiesa, ma non si amano. Voglio ricordarvi i due comandamenti principali che Gesù ci ha lasciati. Il primo, lo sappiamo, ama Dio con tutto te stesso, con tutta la tua anima, con tutto il tuo essere. E il secondo qual è? Ama il tuo prossimo come te stesso. Noi a volte siamo disposti ad amare Dio, l'abbiamo cantato, la ragione della mia vita, tu sei Signore. Siamo disposti ad amare il nostro prossimo, ma quando pensiamo di amare noi stessi, quando pensiamo di avere un giusto rapporto, una giusta relazione con noi stessi, col Tempio dello Spirito Santo che noi siamo, allora le cose cominciano a diventare un po' particolari. E ci vediamo grassi, ci vediamo magri, ci vediamo troppo alti, troppo bassi, troppo brutti, poco intelligenti, troppo intelligenti. Insomma, abbiamo un cattivo rapporto con noi stessi. E poi, andando a scavare, comprendiamo che c'è il peccato nella nostra vita. La parola di Dio ci dà un'immagine di santificazione, di perfezione, e quando ci confrontiamo con la parola, ecco che la dose si aggrava. Ah, io sono lontano dal Signore. C'è una sorella nella mia comunità che vorrebbe fare tanto ma non fa niente, perché punta in alto ma non può raggiungerlo, perché non riesce neanche a fare le cose elementari, è scoraggiata, si è allontanata dal Signore. Grazie a Dio adesso sta ritornando, ha fatto l'esperienza della nuova nascita, sta ritornando in chiesa, ma questa sorella vuole raggiungere la santificazione con le proprie forze. Non è possibile. Fratelli e sorelle, se vi sentite delusi, allora sappiate che abbiamo un Signore potente che può risolvere ogni problema. Ora, questa è la fotografia della nostra condizione. Ma quali sono le reazioni? Come reagiamo di fronte a questi stati d'animo,
a queste situazioni così di sofferenza, perché c'è una grande sofferenza quando siamo soli, quando siamo, ci sentiamo abbandonati, e credo che qualche anziano questa sera mi può capire, eh? I figli ci hanno lasciati, non hanno tempo per noi, i nipoti sì vengono a trovarci ma è un saluto, le forze vengono meno, intravediamo la nostra andata verso il Signore, ci consola questo, ma comunque su questa terra siamo soli ed è veramente grave questo, ci sentiamo abbandonati, isolati, e questo ci fa soffrire. Noi non siamo responsabili spesse volte delle nostre solitudini, ma siamo responsabili di come reagiamo. Ora, questa sera tu hai tre possibilità. La prima è questa, quello di coltivare e maturare dei sentimenti negativi. Poi cominciare a diventare, ad esempio, geloso, invidioso. Poi odiare sia le persone che i momenti. Poi, in qualche modo, esprimere affetti ed effetti negativi sul tuo spirito, sulla tua anima e sul tuo corpo. Quindi hai una reazione negativa a questa tua condizione, risentimenti, rancori, che fanno parte sì della nostra vita, ma che prendono tutto il nostro essere e quasi diventa una ragione di vita. Beh, sappi che prima o poi questi sentimenti ripagano. Sicuramente ci ricorderemo di Caino. Caino era geloso di Abele. Perché? Perché Dio preferiva l'offerta di Abele. Noi abbiamo un Dio parziale, un Dio che fa differenze, un Dio razzista. E lui gradisce uno piuttosto che un altro. Questa era l'idea di Caino. Ma egli non sapeva, Caino non sapeva che Dio gradiva l'offerta di Abele, perché Abele offriva a Dio con tutto il cuore. Mentre Caino andava a prendere il primo cavolfiore che capitava nel suo orto, la prima cipolla che capitava nel suo orticello, lo metteva in un paniere e poi lo offriva al Signore. Qualsiasi cosa capitava, lo offriva al Signore. Abele no. Abele andava nel suo gregge, sceglieva l'agnellino più migliore, quello senza macchie, senza imperfezioni, e lo presentava al Signore. Non era tanto il valore importante quanto il sentimento, lo spirito con il quale Abele offriva al Signore. Quindi Dio gradisce un cuore allegro. A me, fratello e sorella, quindi questa sera dovremmo riflettere, forse se Dio non ci gradisce, perché forse non ci stiamo trascinando in una vita cristiana un po' misera, forse non siamo un cuore allegro nel dare. Quindi tu puoi coltivare e maturare questi sentimenti, puoi anche trasferire i tuoi sentimenti negativi verso altre persone, circostanze, situazioni, un po' come fece Adamo, vi ricordate quando si scoprì nudo e andò corse a nascondersi, perché il peccato fa così, è vero, ci fa scoprire quello che veramente siamo. E il Signore andò a cercarlo. Adamo, dove sei? Adamo cercava di nascondersi, si era fabbricato, in qualche modo voleva tamponare il suo peccato, ma con Dio, fratelli e sorelle, non si sfugge. Dio ci viene a cercare. Adamo, dove sei? Signore, ho sentito la tua voce e ho avuto paura e mi sono nascosto. Quando noi commettiamo il peccato, noi lo commettiamo sempre nelle tenebre e non vogliamo che gli altri vengano a scoprirlo, perché il peccato vive nelle tenebre. Adamo, ma che cosa hai fatto? Chi ti ha mostrato che tu sei nudo? Signore, quella donna che tu mi hai dato. Ecco che scarica subito le sue responsabilità. Poi il Signore va da Eva. Eva, che cosa hai fatto? Signore, è il serpente che mi ha indotta a peccare. Quindi un trasferimento di responsabilità. Noi possiamo anche farlo, sapete, fratelli. Non facciamo altro che continuamente trasferire e rimandare il risultato della nostra trasgressione e della nostra condizione. Abbiamo bisogno di affrontare la nostra vita, affrontiamo i nostri sentimenti, andiamo fino in fondo,
Chiediamo al Signore di aiutarci ad essere onesti con noi stessi, onesti con lo Spirito Santo, affinché possa indagare, possa compungere anche il nostro cuore, pulire, lavare il vaso interiore piuttosto che quello esteriore, affinché noi possiamo essere la luce del nostro Signore. Così fece anche Saul. Ci ricordiamo sicuramente questo re che nel ritardo di Samuele doveva aspettare 7 giorni prima di offrire l'olocausto. Così fu l'ordine del Signore e Samuele sembrava che ritardasse. I soldati di Saul lo stavano abbandonando, i nemici stavano incalzando. Saul pensò bene di prendere l'olocausto, di offrirlo al Signore, una cosa buona, noi diremmo, ma non erano i tempi di Dio. Saul era ancora disobbediente, egli commise un peccato. Ma che cosa fece appena vide Samuele? Invece di riconoscere la sua condizione, il suo errore, gli disse: siccome vedevo che tu ritardavi e che i miei soldati mi abbandonavano, allora ho pensato bene, ecco, guarda quanto sono bravo, ho pensato bene di offrire l'olocausto. Fratelli e sorelle, i tempi, i modi sono del Signore. Amen. Quindi noi dobbiamo studiarci di essere al centro della volontà di Dio. Se vogliamo essere approvati da Dio, non possiamo essere al limite, né a destra né a sinistra, dobbiamo essere al centro dell'approvazione del nostro Signore. Oppure poi, in ultima analisi, puoi sprofondare nella depressione e nell'angoscia. E quindi, come dicevo prima, ricorrere a diverse alternative, soluzioni alternative. Potrebbe essere, ad esempio, la critica. Non sto parlando di droghe o chissà che cosa. Noi ce ne guardiamo bene, è vero, da cristiani, è vero? Ma sapete, c'è un sistema pernicioso nelle nostre chiese che si sta sempre di più diffondendo, e che è la critica, il giudizio, ma parlo di quelle negativi, quelle che distruggono, il vociare, il parlare male dei fratelli. Sapete, fratelli, noi viviamo sulla nostra reputazione. In fin dei conti, qual è il rapporto tra di noi, se non la stima, se non il rispetto? Se vengono a mancare queste nelle nostre chiese, fratelli e sorelle, a parte che l'opera di Dio viene inficiata, viene annullata, la luce del Signore, l'opera dello Spirito Santo viene annullata, ma tra di noi viene a mancare quel rispetto, quella stima. Quindi noi possiamo anche cadere nella depressione e quindi comportarci. Se ti trovi in questa condizione, fratello mio, sorella mia, ti invito a cambiare. Perché senza volerlo, forse non te ne rendi conto, ma stai diventando uno strumento nelle mani del diavolo, che come un verme cerca di distruggere l'opera che il Signore sta cercando di compiere nella tua chiesa, nelle nostre chiese, a dispetto dei nostri difetti e delle nostre mancanze. Fratelli, la Chiesa è di Cristo. Amen. E nessuno di noi, credenti, pastori, consiglieri, nessuno di noi può denigrare la Chiesa del Signore. I pastori dovremmo ringraziare, io per primo, dovremmo ringraziare i fratelli che Dio ci dona. Non li scegliamo noi. Dio ci dona i fratelli che dobbiamo accudire, dobbiamo gestire. E quindi piuttosto che giudicare e criticare, dobbiamo pregare per loro. Dobbiamo chiuderci nella nostra stanzetta e, se necessario, anche digiunare per i nostri fratelli. Io spesse volte dico: il mio telefono è acceso 24 ore su 24, anche questi giorni ho dovuto risolvere alcune problematiche a distanza. E a volte, credetemi, a volte fisicamente si è stanchi, ma il compito di un pastore è quello di curare la propria chiesa. Dio ci ha dato un compito importante di curare anime delicate, anime preziose, che appartengono non al pastore, ma appartengono a Cristo. Alleluia. Ma anche i membri di chiesa devono pregare per il proprio pastore. Quindi, se ti trovi in questa condizione, devo dire che è una condizione triste. Puoi reagire come credi, come credi meglio. Ma voglio darti un'altra alternativa. C'è un'altra possibilità. C'è un'altra possibilità. Alza gli occhi ai monti. Così dice il Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non se ne necchierà. Ecco, colui che protegge Israele non se ne necchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà nella luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Quindi, piuttosto che soffermarti sui tuoi sentimenti, incomincia a prenderli e mettili sulla croce di Cristo Gesù. Prendi tutte le tue emozioni, i tuoi stati d'animo, le tue problematiche, e invece di rimanere stagnante e di riflettere, rimuginare su quanto succede, tanto non puoi farci nulla, allora dai a Cristo Gesù il tuo problema. Alza gli occhi ai monti, da dove ti verrà l'aiuto, il Signore è il tuo aiuto. Quindi alza lo sguardo verso Dio per chiedere guarigione dell'anima. Riconosciamo il nostro stato di bisogno, siamo onesti nelle nostre condizioni, diciamo apertamente: Signore, ho bisogno di te. Fratelli, Dio vuole che noi siamo chiari con le nostre problematiche, e lo ribadisco, lo ripetiamo. Gesù disse a quest'uomo: vuoi essere tu guarito? Quest'uomo doveva realizzare che aveva un bisogno, così come capitò al cieco di Gerico. Cosa vuoi che io ti faccia? Ma Signore, non vedi che io sono cieco? A volte noi siamo approssimativi, ma Dio vuole che noi prendiamo coscienza del nostro problema e lo presentiamo al Signore. Quindi alziamo il nostro sguardo al Signore, guardiamo al Calvario, guardiamo a Cristo Gesù che ha pagato per noi. Egli ha sofferto per noi, non soltanto per i nostri peccati, ma anche per le nostre infermità, tutte le nostre malattie. Realizziamo il potere della croce e guardiamo al nostro fratello maggiore. Oh, non vuole essere retorica, fratelli e sorelle, ma vorrei invitarvi a riflettere intorno alle sofferenze di Gesù uomo. Sapete, Gesù era sì Dio, è Dio, ma è anche vero che Gesù ha sofferto come uomo. E le stesse cose che noi patiamo, tant'è vero che lo scrittore agli Ebrei lo vuole rimarcare, lo vuole ribadire. Noi abbiamo un sommo sacerdote il quale può simpatizzare con le nostre infermità. Egli vuole mostrare empatia con noi, vuole mostrare questo coinvolgimento, non soltanto simpatia, ma vuole essere partecipe del nostro problema. Tanto è vero che Egli, ancora una volta lo dicevo stamattina, ma è la parola di Dio, ancora una volta ci invita: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e Dio vi darà riposo. Oh, fratello e sorella che stai cercando riposo, io spero che questo messaggio questa sera non tocchi nessuno, ma se mai ci fosse, sappi che hai bisogno di Cristo Gesù. Forse stai cercando risposte all'esterno, stai cercando un aiuto da qualcuno che non può darti aiuto perché tutti ti deludono. La cosa più bella che qualcuno può fare è quello di darti un consiglio, ma poi rimaniamo sempre con il nostro problema. Gesù si è caricato del tuo problema e del mio problema. Cristo Gesù è morto, non soltanto Egli ci dà una pacca sulle spalle, non soltanto ci dice: coraggio, vai avanti. Egli non ha soltanto parole di consolazione, ma Egli ci dice: io sono colui che ti guarisce, io sono in mezzo a te come un potente che guarisce. Alleluia. E noi dobbiamo ricordarci questa realtà, fratelli e sorelle. Non soccombiamo ai nostri stati d'animo. Non soccombiamo, fratelli, non lasciamoci schiacciare dalle evidenze, dalla realtà che noi vediamo e alle quali a volte il Signore ci mette. Ma alziamo il nostro sguardo ai monti, là dove ci viene l'aiuto. In questo momento vedo il Calvario. Sapete, il Calvario non è un monte, è soltanto, come posso dire, un'altura. Se qualcuno è stato a Gerusalemme si rende conto, non è molto distante dal centro di Gerusalemme, tutti potevano vederlo, ma non è importante dove, ma è importante chi. Gesù è salito sulla croce per ciascuno di noi. E vi dicevo, fratelli, che Gesù ha sofferto come uomo,
E quando era nel giardino delle Getsemani, era Gesù uomo che soffriva. Appunto tale, e io non riesco a rendermi conto di questo, ne predico spesse volte ed espongo questa parola, ma non riesco a realizzarla fino in fondo. Gesù sudava grumi di sangue, dai suoi pori uscivano grumi di sangue, tanto era la pressione. Qualcuno dirà la paura della sofferenza, la paura della croce. Certo, lo vedremo, i romani non avevano pietà, la loro arte era quella di far soffrire i nemici. Ma ciò che preoccupava Gesù non era tanto questo, ma egli sapeva che si stava caricando del peso dei peccati di tutta l'umanità, nel presente di allora e quella di oggi. E quando Gesù prega il Padre, dice: Padre, nella concentrazione della sua sofferenza emotiva, morale, spirituale, Padre, se è possibile, se fosse possibile, fa che questo calice passi oltre da me, ma non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Che cosa c'era dentro questo calice? Oggi noi beviamo il vino in questo calice, come simbolo del suo sangue, ma in questo calice c'era il tuo nome, fratello e sorella. In questo calice c'era il mio nome, c'era il nome di ciascuno di noi. E Gesù stava pregando per noi, Gesù stava pregando per te, affinché tu potessi acquistare fiducia, speranza, amore, gioia. Gesù ha pagato per ciascuno di noi. Signore, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Oh, io credo che in quel momento Gesù vinse la morte. Sì, è vero, fisicamente lo ha fatto sulla croce e soprattutto nell'atto della sua risurrezione. Ma fratelli, poniamo mente ad una cosa: qual è il momento più difficile quando qualcuno ci dice e ci dà una cattiva notizia? Non è forse il momento in cui ce la dicono e noi non l'accettiamo? Poi ci ragioniamo, preghiamo il Signore e un po' alla volta incominciamo a plasmare questo problema e quindi diventa meno pesante. Ma il momento più cruciale è l'accettazione. Bene, Gesù accettò il momento di soffrire per la nostra redenzione. Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Ricordati, fratello e sorella, quando sarai solo, quando ti sentirai solo, ricordati in questo momento che Gesù è stato solo. Tutti l'avevano abbandonato, Giuda l'aveva tradito, i suoi discepoli l'avevano abbandonato. Maria non poteva fare molto, i suoi fratelli l'avevano abbandonato. Pietro, esuberante Pietro, guardava da lontano per vedere le cose come andavano a finire. Gesù era solo. Fratello e sorella, voglio dirti che nella sofferenza tu sei solo. È inevitabile. Tua moglie, tuo marito, il tuo pastore, la tua chiesa non può fare nulla. Sei solo con Dio. E lì si vede la forgia di un cristiano. Sapete, è facile predicare, è facile dire, ma quando siamo nella fornace le cose sono diverse. Amen, fratelli? Il cristiano si vede nel momento dell'afflizione, non nella prova, dell'afflizione, perché Dio dà la prova a coloro che egli reputa forti sufficientemente per sopportarla. Ma è l'afflizione quella che ci porta in confusione ed in crisi. Gesù ha sofferto come noi, la solitudine, il sacrificio, il dolore, ma questa sera abbiamo uno che non soltanto simpatizza con noi, ma egli si è caricato di tutti i nostri problemi. Vogliamo chinare il nostro capo? Alleluia. Signore, gloria al tuo nome. Quante volte, Signore, mi sono sentito solo? E forse ancora in questo momento mi sento solo. Se penso fino in fondo alla mia vita e realizzo la mia condizione, forse mi accorgo che in realtà sono solo. Cerco di farmi capire, di farmi comprendere, ma non c'è nessuno che può capirmi fino in fondo.